Noi di Vivere Slow amiamo raccontare le storie di chi vive e abita il territorio. La scelta di vivere in campagna risale a tantissimo tempo. I miei figli erano ancora piccolini. Praticamente tutto era nato, noi prima venivamo qua solo il periodo estivo. E quindi i miei figli a poco si sono abituati a vivere all'aperto, cioè ad essere liberi. E cominciò nel tempo ad essere la vita in città, in paese, ad essere stretta. Cioè perché? Perché qua non c'erano orari, non c'erano, quindi avevamo più disponibilità. Poi, siccome io sono uno di quelli che metto le mani in pasta, cioè praticamente sono uno di quelli che a me piace lavorare, mi piace immensamente mettermi sopra il trattore, io non sono uno di quelli, di quei piccoli imprenditori dove stanno a guardare, no? Io devo essere nel mezzo. E in poche parole, cosa facevamo? I ragazzi se ne andavano e io continuavo a lavorare fino a quando luce me lo permetteva. Al tramonto del sole non si vedeva più, noi staccavamo. Quindi è stata una cosa così nel tempo, ma che ormai fa parte della nostra vita, fermo restando che poi è una droga vera e propria, il vivere immersi nella natura. Poi tu non ne puoi fare più a meno di questo modus vivendi, come si suol dire. E devo essere sincero, a volte quando siamo fuori c'ho una nostalgia di ritorno, che magari vengo pure preso in giro dai miei.